Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi 23 agosto 2020 partiremo finalmente per questa nuova vacanza. Il viaggio sarà un pochino lunghetto, del tipo 4-5 ore, quindi ci vedremo direttamente nel resort. Siamo arrivati, adesso vi faremo vedere tutte le cose del villaggio. È bellissimo, non ci sono mai entrato per paura, ma adesso ci entrerò. A te dove siete capiti in decapito? Ho la mia testa. Andiamo. Questo è l'ascensore della pipizia. Quando non hai voglia di sapere, perché puoi anche salire le scale. Ma già adesso stiamo capito. Quando non hai voglia, sali sull'ascensore, clicchi in zero. Prima cliccato, ora cliccato. Ora stiamo salendo e quando sali avvermi sudare l'aula e scendi, vai in camera, dormi, vai in piscina e ti diverti.
oggi è uscita la nuova season di Fortnite e quindi la andremo a shoppare. Ok, ora shoppiamo il pass. Acquista pass battaglia. Preso. No, ok, sì, preso. Pass preso, pass preso. E quindi equipaggia. Ok, Mario ora è torno. Ciao Mario, sei torno. Fichissimo. Ultimo giorno prima di partire. È stato bello. Ce la siamo goduta. Sì, è stato divertente, siamo divertiti, abbiamo fatto amicizia, è stato bello. Abbiamo fatto di tutto? Sì, abbiamo fatto tante cose, ci siamo divertiti. Quello dovrebbe essere il campo da calcio, quello di prima era da tennis, penso. Sì, penso da tennis. E questa è un'inquadratura molto particolare del mare, perché non l'ho mai, onestamente non l'avevo mai vista. Un punto di fuga, perché noi praticamente qua abbiamo parcheggiato. Sì. Di qui abbiamo il mare. E poi da quest'altro lato c'erano in fondo lì le nostre camere. E non ci resta altro a dire che ci vediamo a casa. Eccoci qua, tornati dalla vacanza. Allora, diciamo che in generale è stata una bellissima vacanza, anche perché le vacanze sono sempre piacevoli a prescindere. Però volendo un attimo recensire quello che è il resort Baia della Rocchetta, vorremmo partire innanzitutto dalla reception. Quella diciamo che è fatta bene, molto grande. Ovviamente va bene, le cose sono un po' cambiate quando è stato fatto il check-in perché a causa del Covid. Quindi vabbè, diciamo che se non ci fosse stato questo problema del Covid sarebbe stata una cosa molto comoda, in quanto era un luogo molto grande e condizionata, cioè l'aria condizionata. Poi vediamo un po'. Gli alloggi pure insomma erano abbastanza ospitali, aria condizionata, c'era la televisione, anche se per noi non c'era bisogno. Avremmo potuto fare anche a meno. Letti comodi, direi, la doccia, ma insomma era tutto abbastanza comodo. Piccola nota stonante: secondo me gli asciugamani devono essere cambiati tutti i giorni. In questo villaggio Baia della Rocchetta li cambiavano ogni due giorni, secondo me sarebbe il caso di cambiarli ogni giorno, perché in altre strutture a me è capitato che li cambiavano tutti i giorni. Poi che altro? Un ristorante. Allora, per quanto riguarda il ristorante, quello era abbastanza grande, ovviamente siamo stati serviti a tavola, non a buffet come accade di solito, sempre per la questione del Covid. Devo dire che il personale, i camerieri, erano molto bravi, molto efficienti, veloci, molto educati. A noi è capitato proprio un cameriere veramente molto educato, molto disponibile. Vabbè, a differenza degli altri anni, anche le bevande ce le hanno praticamente versate loro, perché non era possibile accedere agli erogatori della Coca-Cola, dell'acqua, eccetera. Piscina, anfiteatro, di cosa parliamo prima? Anfiteatro, chiamiamolo anfiteatro, un vero e proprio anfiteatro, vedrò che non ce l'ha, ha una sorta di palco che chiamano piazzetto anfiteatro. Certo, vabbè, insomma la disponibilità è quella, però effettivamente è un parolone chiamarlo anfiteatro, però tutto sommato si stava bene. La piscina, secondo me, altra nota un po' stonante, nel senso che c'erano degli orari da rispettare, questo va bene, però non si poteva stare nelle ore nel quale era chiuso neanche sui lettini. Allora io posso capire che non si può accedere alla piscina perché magari è stato messo del cloro, non c'è il bagnino per qualunque evenienza, però voglio dire, penso che stando semplicemente all'ombra, al sole, sui lettini, si può stare. Secondo me questa cosa è un po' corretta. E il bagnino, devo dire, non era molto molto professionale, insomma, quello lasciamo un pochino a desiderare. Che altro? Il bar pure insomma c'era, funzionava bene, però anche quello funzionava in base alle norme dettate dal Covid, quindi si rispettava la fila, si doveva andare vicino alle bevande con le mascherine. Adesso parliamo della spiaggia. La spiaggia pure era abbastanza accogliente, c'era questa discesa con le scale che poi penso che avete già visto in video. Non era molto grande, ma era abbastanza confortevole. Disponevamo di due ombrelloni, lettini e sedie. Il mare era abbastanza pulito, ma non proprio
ottimale, ma comunque era abbastanza pulito, soprattutto dal lato dove c'erano gli scogli, i sassi. C'erano dappertutto, però delle zone erano più piene di sassi e delle altre di meno. Anche sulla spiaggia, ovviamente, come ogni villaggio, ogni resort, c'era l'animazione con la musica. La musica era piacevole, però certi pezzi un po' datati, secondo me, andavano evitati. Ma comunque diciamo che mischiavano bene o male, insomma, pezzi vecchi e pezzi nuovi. Ah, quello che devo aggiungere, che non ho detto ancora, l'animazione. Erano abbastanza bravi i ragazzi all'animazione. I primi giorni sono un pochino, secondo me, per come la vedo io, un po' arrampicati agli specchi. Poi mano a mano hanno dimostrato, insomma, di essere capaci, perché si impegnavano. Infatti l'ultimo spettacolo, vabbè, non si sono esibiti loro, però è stato molto bello. C'è stato un ventriloquo che faceva parlare dei pupazzi, delle cose. Comunque è stato molto bravo, molto bello. E che dire, tutto sommato è stato comunque una bella vacanza, penso. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, lasciate like, commentate e condividete. Ditemi nei commenti voi cosa ne pensate in base a quello che avete visto nel video. Al prossimo video. Perfect.